un gesto davvero straordinario. Arrivato da un bambino di soli 13 anni, si chiama Pietro Busi, vive a Broni, in provincia di Pavia, e con la sua famiglia vive il bambino in questione. Come ha scritto anche un quotidiano locale, il ragazzino avrebbe rinunciato al suo regalo di Natale, una canna da pesca da circa 150 euro, non bruscolini, per donare i soldi in un'associazione di volontariato. Come se non bastasse, il bimbo sta anche promuovendo la sua classe di scuola, la seconda B della scuola media Contardo Ferrini, una raccolta fondi per aiutare un suo amichetto appena arrivato in Italia dal Camerun. In quinta elementare, spiega il bambino, avevamo fatto un progetto insieme ad Amaret, che prevedeva lo scambio di disegni con alcune scuole del Kenya. Mi ha colpito molto perché non ho deciso di dare i miei soldi ad Amaret. Ho già iniziato la raccolta anche per l'anno prossimo. Queste sono le parole del bambino che avrebbe utilizzato. La notizia avrebbe ovviamente tirato grande attenzione da parte di molte persone, qualcuno addirittura avrebbe avuto il coraggio però di polemizzare sul gesto di Pietro. Su Facebook alcuni utenti avrebbero preferito che venissero aiutati gli italiani e poi gli stranieri. Poi c'è invece chi l'ha difeso a spada tratta. Io lo difendo, questo ragazzino è meraviglioso, è un ragazzino veramente molto in gamba, molto bravo, molto intelligente, ma anche molto maturo. Il mio termine qua, questo video non vuole assolutamente violare la privacy altrui, vuole solo informare eventuali persone nel rispetto degli altri. Totale stima nei confronti del bambino, grazie.